Ciao a tutti ragazzi, sono Paolo Innocenti e sono qua nella mia postazione pronto per parlarvi di un nuovo film che ho visto al cinema. Prima di parlarvi di questo film però, come al solito, voglio ricordarvi che anche questa recensione è in collaborazione con la pagina Facebook e anche il sito internet Avanti Cinema. Io vi lascio qua nelle info del video in questione il link sia della pagina che del sito. Andate a dare un'occhiata perché vi troverete davanti ad un mondo di cinema veramente molto bello. Detto ciò, oggi posso iniziare a parlarvi di un film che stavo aspettando da molto tempo. Voi saprete sicuramente, se mi avete un minimo seguito in passato, che io adoro il film dedicato ai supereroi. Quindi io i film dedicati ai supereroi proprio li amo. Ovviamente, se conoscete un minimo la storia dei supereroi in termini cinematografici, saprete che da una parte abbiamo i Marvel Studios con il loro Marvel Cinematic Universe, cioè i supereroi della Marvel, e dall'altra parte invece abbiamo la Warner con il suo DC Expansive Universe, che io pensavo si chiamasse DC Cinematic Universe, mi facevo confondere dalla Marvel. Infatti anche tempo fa nella recensione di Suicide Squad parlai di DC Cinematic Universe. Scusate, no, è Marvel Cinematic Universe e DC Expansive Universe. Dall'altra parte abbiamo la DC, quindi la Warner, che porta sul grande schermo i supereroi della Warner. Allora, accantoniamo un attimo la Marvel, perché il film di cui voglio parlarvi oggi fa parte del DC Expansive Universe. Allora, del DC Expansive Universe per ora sono usciti tre film per me bellissimi, che sono stati molto criticati, ma come al solito io me ne lavo le mani delle critiche, che le ascolto volentieri quando sono costruttive, però poi il mio pensiero è quello che seguo. Per ora è uscito L'Uomo d'Acciaio, Man of Steel, nel 2013, che è stato semplicemente spettacolare e bellissimo, con la regia del grandissimo Zack Snyder, che io amo alla follia. Il sequel, per ora il mio preferito fra tutti, Batman v Superman, Dawn of Justice, sempre con la regia di Zack Snyder, che per me è stato veramente un film strepitoso, che penso ad aver rivisto 3 o 4 volte, perché mi comprai anche il Blu-ray con l'Extended Version, quindi la versione Ultimate con molti minuti in più di film, infatti dura 3 ore, ed è semplicemente meraviglioso, anche quello molto criticato, ma non me ne importa perché io dico la mia, ovviamente ascoltando le critiche costruttive che altri dicono e non stando ad ascoltare chi invece critica volgarmente, chi critica offendendo e così via. Vabbè, quelli affari loro. Poi è uscito un altro bellissimo film che è stata una figata assoluta, l'agosto, o il luglio, no, mi pare era agosto. Il mese d'agosto ha veramente partorito un film incredibile, cioè Suicide Squad, che io vidi all'Isola d'Elba al cinema, anche se il cinema facevo un po' cacare, tra virgolette, per l'acustica, eccetera, però il film è stato veramente bello. Il film è stato veramente bello, me lo sono anche goduto in un cinema proprio non dei migliori. Quindi il film fu bellissimo, apprezzai da morire la storia, vedere tutti quei super criminali riuniti, vedere il Joker interpretato dal grandissimo Jared Leto, e che non vedo l'ora di rivedere insieme alla mitica Harley Quinn interpretata dalla bravissima Margot Robbie. Detto ciò, oggi voglio parlarvi del quarto film del DC Expansive Universe, e cioè Wonder Woman. Allora, Wonder Woman, intanto dobbiamo dire che l'avevamo già conosciuta nello splendido Batman v Superman Dawn of Justice, perché Wonder Woman interpretata dalla bravissima Gal Gadot l'avevamo proprio conosciuta in Batman v Superman, perché la sua prima apparizione l'ha fatta proprio in quel film, e in quel film lì si vide per la prima volta. Oggi voglio parlarvi del film proprio dedicato a Wonder Woman, con la regia di una donna, perché la regia è di Patty Jenkins, non lo so, comunque di questa donna, che ha portato sul grande schermo un film semplicemente splendido, un film bellissimo. Allora, sono molto contento perché la DC, cioè la Warner, sta veramente viaggiando in quarta. La Marvel, ovviamente, i Marvel Studios da anni e anni, dal 2008, stanno portando avanti il loro universo. La DC è arrivata dopo, la Warner è arrivata dopo, però, secondo me, vale tanto quanto la Marvel, cioè io ora parlo Marvel DC, vale tanto quanto la Marvel, e tanti mi potranno dare addosso, ma cosa stai dicendo? Per me è così, perché veramente sono due stili diversi intanto di fare film.
Due stili diversi perché io noto nei bellissimi film della Marvel più colori, ad esempio, regie diverse, atmosfere diverse, invece in quelli della DC noto più oscurità. Noto questa veramente forma di atmosfera grigia, noto questa regia diversa. Ovviamente Zack Snyder ha un tipo di regia che veramente o si apprezza o si disprezza, io fortunatamente l'apprezzo, e già con Man of Steel e Batman v Superman ci aveva abituati ad una regia per me semplicemente spettacolare, con i suoi fantastici slow motion, con quella patina un po' fumettistica ma oscura, veramente io avevo adorato il tutto. Reputo bellissimi sia i film della Marvel sia quelli della DC, però tra di loro hanno caratteristiche differenti. Se mi dicessero preferisci quelli della Marvel o della DC, direi uguale, perché veramente apprezzo entrambi i filoni della Marvel e della DC. Poi c'è stato Suicide Squad con la regia di David Ayer, che nonostante tutto non ci fosse più Zack Snyder alla regia, ci ha portato veramente sul grande schermo un film incredibilmente bello e figo, un film tamarro che io veramente ho voglia di rivedere, lo riguarderò perché ho voglia veramente di rivederlo. Detto ciò, poi è uscito questo Wonder Woman con la regia di Patty Jenkins, e sono rimasto nuovamente stupefatto perché è un film bellissimo, devo dire la verità. Ci sono più colori, è un film più colorato rispetto ai precedenti del DC Expansive Universe, però comunque restano quei tratti che proprio rendono unici film del DC Expansive Universe, tipo una regia assolutamente bellissima che per molte cose mi ha ricordato quella splendida regia di Zack Snyder, tipo negli slow motion, che anche qua ci sono e rendono ancora di più figo il lavoro, perché vedere veramente i combattimenti con questi slow motion, io ho sentito dire tanti, ma che scatole con questi slow motion, invece no, per me gli slow motion fanno acquisire 3000 punti ogni volta, quindi è una cosa che adoro. Gli slow motion, per chi non lo sapesse, sono le immagini a rilento, no? Veramente l'effetto moviola. Detto ciò, parliamo di questo Wonder Woman. Allora, innanzitutto, Wonder Woman non si svolge dopo gli eventi di Batman v Superman, o perlomeno il film inizia ai tempi di oggi. Vediamo la nostra Diana, la nostra Wonder Woman, che praticamente sta andando al Louvre perché lavora lì a Parigi, ci troviamo a Parigi, e riceve da Bruce Wayne, che saprete tutti, il grandissimo Batman interpretato da Ben Affleck, una mail dove praticamente in questa mail Bruce Wayne le ha mandato la foto originale di quando lei combatteva nella Prima Guerra Mondiale, durante la Grande Guerra. E Bruce Wayne le dice: mi piacerebbe che un giorno, proprio detta a parole mie, mi raccontassi la storia della tua vita. E quindi da lì parte questo enorme flashback dove ci viene raccontata la storia dal principio proprio di Wonder Woman, interpretata, ripeto, dalla bravissima Gal Gadot. E quindi parte questo film, un film che io ho adorato, un film bellissimo, un film bello, con una regia assolutamente bella, bravissima questa regista, non la conoscevo, ma spero di poterla vedere presto, o nel sequel di Wonder Woman, o in qualsiasi altro film, bravissima. Per non parlare poi della trama, assolutamente bella, appassionante, geniale, originale. Poi una fotografia bellissima, un'azione unica e smisurata. Poi mi è piaciuto perché è anche un film molto spiegato, quindi è un film che lascia tanto spazio all'azione, ma che lascia tanto spazio anche ai dialoghi. E i dialoghi sono sempre importanti nei film. Ovviamente a certe persone potrebbe dar fastidio questa cosa, perché se volete vedere un film solo boom boom boom, botte e colpi, no. Forse rimarreste delusi, perché ci sono anche tanti dettagli sui dialoghi, sulle cose che accadono spiegate a voce, quindi questa cosa io l'ho apprezzata molto, a me piacciono un sacco, mi conoscerete sicuramente, piacciono un sacco i film anche molto dialogati, e questo film riesce ad andare avanti liscio come l'olio senza mai annoiare, almeno a me non ha mai annoiato. Detto ciò, parliamo un po' della trama. Allora, inizia il film, Wonder Woman, Diana riceve la mail e quindi parte questo flashback e vediamo quest'isola meravigliosa, l'isola di Themyscira, isola delle Amazzoni. E ci viene raccontata la storia fin dall'inizio, fin da quando Diana era piccolissima, era una bambina, figlia di Ippolita. E vediamo questa bambina che sin da piccola vuole imparare a combattere, è un'Amazzone, vuole imparare a combattere, a difendersi.
Però ovviamente è troppo piccolo e la madre non glielo consente, anche se ovviamente la sorella di Ippolita di nascosto le dà qualche lezione di autodifesa, perché ovviamente è una mazzone. E ci viene raccontata questa storia meravigliosa, una storia che ci viene raccontata grazie a Ippolita che la racconta a sua figlia prima di dormire, dove ci viene raccontato che Zeus creò gli esseri umani. Zeus creò gli esseri umani e il figlio di Zeus, Ares, dio della guerra, odiava gli esseri umani. Anzi, Ares portò conflitti fra gli esseri umani, instaurò un clima d'odio fra gli esseri umani. Tant'è che Zeus creò quindi le Amazzoni per difendere gli esseri umani. Ares, preso dalla rabbia, uccise tutti gli dèi e quindi suo padre Zeus dovette combattere contro suo figlio, non riuscendo ad ucciderlo ma esiliandolo, riuscendo a mandarlo via e creando quest'isola, l'isola di Temiscira, dove avrebbero potuto alloggiare tutte le Amazzoni, quindi un'isola proprio per le Amazzoni. E in più Zeus lasciò anche un'arma speciale per poter distruggere definitivamente Ares in un ipotetico caso in cui tornasse in futuro. Quindi ci viene raccontata questa storia con queste immagini in sottofondo che ci appassionano, che a me hanno appassionato da morire, e queste immagini bellissime sul grande schermo di questa battaglia. Quindi vediamo le Amazzoni e vediamo, ripeto, questa bambina Diana che vuole imparare. Da lì poi vediamo tutta la sua vita, lei che cresce, fino a che ora voglio proprio parlarvi, dirvi poco e niente della trama perché è giusto che il film ve lo godiate in sala. Cosa posso dirvi? Però un giorno in quest'isola arriverà Steve Trevor. Chi è Steve Trevor? Steve Trevor sarà uno dei protagonisti di questo film. Una spia dell'intelligence britannica che si ritrova su quest'isola. Verrà ascoltato dalle Amazzoni, farà molta amicizia con Wonder Woman, quindi con Diana, e racconterà della terribile guerra, la prima guerra mondiale, che si sta veramente vivendo oltre quell'isola, nel mondo di tutti i giorni. Tant'è che le Amazzoni, ma in particolar modo Wonder Woman, cioè la nostra Diana, penserà che alla base di questa guerra ci sia nuovamente Ares, che sia tornato Ares e che abbia instaurato nuovo odio fra le persone da aver fatto sì di far nascere una guerra. Quindi deciderà di seguire il nostro Steve Trevor arrivando in Inghilterra per organizzare una armata contro i tedeschi e poter vincere distruggendo Ares. Eccoci, io qua mi voglio fermare. Vi posso solo dire che questo film appassionerà tutti voi, ne sono convinto, almeno lo spero perché a me ha appassionato tantissimo. Ed è un film molto bello perché racconta la vita di un personaggio che noi sì avevamo già apprezzato in Batman v Superman, però in Batman v Superman lei era già una supereroina, lei era già lì pronta col suo costume, pronta a combattere, non sapevamo le sue origini. In questo film sono state svelate le sue origini fin da quando era piccola. E io sono convinto che se ora voi vi riguardate Batman v Superman dopo aver visto Wonder Woman, guarderete la Wonder Woman con occhi diversi. Perché sicuramente apprezzerete la sua storia raccontata in Wonder Woman, il film, che tratta proprio delle sue origini fin da quando era piccola. Un film che appassiona, che diverte, che emoziona, perché ci sono delle scene di azione veramente bellissime, condite da questo slow motion nei momenti migliori, con una colonna sonora bomba, che è proprio una bomba. Una parte della colonna sonora era la stessa che avevamo sentito anche in Batman v Superman, se non erro, o comunque molto simile. E appassiona questo film, è veramente bello. Vediamo veramente questa battaglia contro i tedeschi durante la prima guerra mondiale, durante la grande guerra. Però i nemici non finiranno mai di esserci, perché questo film ha più villain uno dietro l'altro, dal più debole al più forte. Non voglio certo rivelarvi niente, però chi ha visto il film sicuramente sa di cosa sto parlando.
Una cosa che mi è piaciuta molto sono stati i personaggi sia a partire da Wonder Woman, da Steve Trevor, ma poi mi è piaciuta tantissimo anche la parte negativa, parlando dei villain. Mi è piaciuto tantissimo il generale Eric Ludendorff, mi è piaciuta la chimica pazza che sperimentava questo gas terribilmente potente. E tremendo, con questo volto in parte sfigurato e coperto da una sorta di pelle di plastica. Come sono stato contento di vedere in questo film anche il grande David Day-Lewis, che in questo film interpreta il signor Patrick Morgan. E sicuramente David lo ricorderete nei panni di Lupin in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, film bellissimo della saga di Harry Potter e anche in altri Harry Potter. E poi veramente mi è piaciuta anche molto la struttura della storia, mi è piaciuta veramente come si è sviluppata questa storia, lo sviluppo della storia, una storia che appassiona sempre più in un climax che va a crescere con una regia meravigliosa, con delle fotografie splendide. Tra l'altro questo film è stato girato anche in Italia, se non sbaglio sulla costiera amalfitana è stata creata l'isola di Themyscira. Non vorrei dire un errore, ma mi pare proprio la costiera amalfitana, quindi luoghi meravigliosi dell'Italia, anche quindi mi fa molto piacere. Quindi della trama un po' ve ne ho parlato, non voglio dirvi altro, vi posso solo dire che le origini di Wonder Woman sono state raccontate nel migliore dei modi. È un film che dura sulle 2 ore e 10 e passano in un attimo, con questo finale che ti fa proprio venire voglia di vedere subito il prossimo film, dove comparirà nuovamente la nostra Wonder Woman, perché il prossimo film sarà Justice League, dove tutti i nostri supereroi saranno riuniti e non vedo l'ora di vederlo, anche perché rivedremo subito Wonder Woman. È che quando è finito io avrei voluto vederlo subito Justice League, però ovviamente è impossibile. Parliamo del cast. Gal Gadot, immensa, unica, incredibile nel ruolo di Wonder Woman, veramente è perfetta, sembra sia nata apposta per fare Wonder Woman. Io mi ricordo quando ero più piccolo che non esisteva ancora il DC Expansive Universe, mi ricordo che in un ipotetico film di Wonder Woman l'avrebbe dovuta interpretare Megan Gale. Pensate voi, vi parlo di anni e anni fa. Detto ciò, poi abbiamo Chris Pine, molto bravo nel ruolo di Steve Trevor. Come ho già detto, David Day-Lewis nel ruolo di Patrick Morgan. Poi, per esempio, abbiamo Danny Houston nel ruolo del generale Ludendorff e un sacco di attori molto, molto, molto bravi. Che dire, innanzitutto io faccio i miei complimenti alla Warner, faccio i miei complimenti al DC Expansive Universe, perché veramente sta portando avanti una serie di film veramente incredibili e molto, molto, molto belli. Tanti dicono che il DC Expansive Universe non lega neanche le stringhe al Marvel Cinematic Universe, assolutamente no. Ovviamente il DC Expansive Universe è arrivato dopo, cioè il Marvel Cinematic Universe è cominciato nel lontano 2008 con il bellissimo Iron Man, e nel 2008 il DC Expansive Universe non era neanche nell'anticamera del cervello della Warner, quindi non c'era. Questo però non vuol dire che sia venuto su male una volta nato, assolutamente no. È nato nel 2013 con Man of Steel, che io ho amato. È continuato con Batman v Superman, che io ho ancora di più amato, che resta tuttora il mio preferito. È andato avanti con Suicide Squad, altro film fighissimo, e adesso abbiamo questo Wonder Woman. Devo dire la verità, Wonder Woman se la gioca molto con Batman v Superman, però alla fine vince ancora Batman v Superman per me. Film ingiustamente criticato per me, però va bene, rispetto il parere di tutto, ripeto, di tutti, scusate, ripeto, finché le critiche vengano dette con educazione e rispetto, però secondo me ha ricevuto delle critiche molto ingiuste, come ha ricevuto delle critiche ingiuste anche questo Wonder Woman. Devo dire la verità, ci sono quelli che criticano, ripeto, con educazione e gentilezza e li rispetto. Ci sono quelli che invece continuano per moda a criticare, perché ormai, proprio come il cinepanettone in Italia che va di moda a criticarlo, anche il DC Expansive Universe sembra vada di moda criticarlo, perché io seguo YouTuber, recensori su internet, e ci sono tante persone, anche leggendo i commenti sotto ai video di altri YouTuber o comunque su internet, senza vedere alcun video, vedo tante
persone, tanti utenti che criticano a prescindere questi film. Gente che addirittura diceva: io non vado a vederlo perché hanno fatto schifo gli altri. Ma intanto, se a te hanno fatto schifo gli altri, non vuol dire che debba per forza far schifo, che poi è un termine che non mi piace, anche questo Wonder Woman, valla a vedere. Perché ci può essere un film che non ti è piaciuto, ma magari quello successivo sì. Invece sembra che, per forza, i film del DC Expansive Universe debbano essere brutti. Perché? Vallo a vedere. Quindi ci sono quelli che criticano per moda, poi ci sono quelli che criticano volgarmente, è una merda, cioè quelle persone io proprio non le sto neanche più a ascoltare. A volte tento di parlarci e di far capire loro che ci sono modi e modi di dire le cose, che comunque non è rispettoso anche nei confronti di persone che ci hanno lavorato dire certe cose, però sono i classici hater da tastiera, i classici leoni da tastiera, e è giusto lasciarli bollire nel loro brodo se decidono di non capire. Io, più che cercare di farli capire, non posso dir niente. Poi ci sono quelli che dicono: te puoi dire che il film è bello, ma oggettivamente è brutto. Io l'ho sentito dire anche riguardo a questo film. No, ragazzi, no. Per me questo film è bello, se per me è bello, non c'entra dire oggettivo, non c'entra dire soggettivo. Se a me un film è piaciuto, è piaciuto. Se io in un film noto dei difetti, lo dico. Questo non vuol dire che a me è piaciuto, ma oggettivamente è brutto. Io in questo film non ho notato dei difetti, perché ha una regia bellissima, ha una fotografia bellissima, una storia bellissima, degli attori bravissimi, quindi perché dovrei dire bello, ma oggettivamente brutto? Se una persona ha notato dei difetti, può dire: a me è piaciuto ma ha questi difetti, a me non è piaciuto perché ha questi difetti, ma non dire bello ma oggettivamente brutto. Perché anche lì, cioè, chi l'ha decise le regole dell'oggettività? Cioè, quello che per una persona è oggettivo, magari per me può non esserlo e viceversa. Quindi quando mi dicono: te puoi dire che ti è piaciuto ma devi ascoltare le regole dell'oggettività, ma sono regole dettate da persone. Voi mi potreste dire: sì, ma sono persone che hanno studiato cinema, ma perché io dovrei pensarla come loro? Un conto è se dicessi: l'acqua è solida. Lì sarebbe una cosa assolutamente sbagliata, ma perché ne ho la prova, è liquida l'acqua. Non è che posso dire è solida e non è liquida, cioè quello è scontato, quello lì è veramente evidente. Ma un conto è quando si parla di una cosa evidente, un conto è quando si parla di regole dettate da altre persone e magari che non rispecchiano il mio pensiero. Questa è una cosa diversa, perché magari per uno, oggettivamente parlando, si definisce una regia bella, una, che ne so, regia dove come inquadratura abbiamo un primo piano, faccio un esempio stupido, di un panorama assolutamente limpido, chiaro e lineare. Oggettivamente si direbbe inquadratura perfetta, quindi ottima regia, oggettivamente è una regia bella. Questo era un esempio, poi dovrebbe essere bella anche tutto il film. Ma se a me piace di più un'inquadratura dove si vede uno splendido panorama invece che un'immagine limpida, un'immagine più scura, più cupa, anche in stile Zack Snyder, per esempio, dove si vede una regia meravigliosa, però magari se inquadro un paesaggio c'è un paesaggio più cupo, c'è un paesaggio più scuro, i movimenti di macchina magari sono accompagnati da slow motion, le azioni sono accompagnate da slow motion. Perché dovrei dire piace a me ma oggettivamente è brutta? Solo perché qualcuno dice che la regia bella deve essere quella limpida e chiara? Solo perché quello è un discorso oggettivo? No. Perché magari per me è più oggettivo dire che una regia bella deve essere più scura, più cupa. Cioè, perché dovrei io stare a quello che dicono gli altri? Un conto è rispettare il parere altrui. Un conto è essere obbligati a doverla pensare come un altro. Questo no, perché io non sono nessuno. Però sono una persona che quando guardo un film esprime il proprio parere con sincerità. E non mi lascio intimorire da chi mi dice: puoi dire che è bello ma oggettivamente è brutto. Come quando guardo un cinepanettone che mi dicono: è bello per te, però oggettivamente devi dire che fa schifo. Ma assolutamente no, perché qual è il compito del cinepanettone? Far ridere. E a me fa ridere, quindi già questo è un punto. Già questo a me fa star bene. Poi, la regia dei cinepanettoni, per me Neri Parenti è un mito assoluto della commedia, ma non solo, perché io sono convinto che se Neri Parenti facesse un film drammatico sarebbe bravo lo stesso. Per me è un bravissimo regista. Ma vogliamo parlare della filmografia di Neri Parenti o dei miti Carlo ed Enrico Vanzina? Vogliamo parlare? A me l'altro giorno è capitato di vedere il primo film di Carlo Vanzina, un film splendido, Luna di miele in tre, con il grandissimo Renato Pozzetto, un giovanissimo Massimo Boldi, Cochi Ponsoni. Un film splendido.
Sono sincero, all'inizio presentava dei tremolii nella presentazione dei titoli iniziale. Era il primo film, quindi lo posso dire. Per me è stato un film strabiliante, fantastico, un film comico eccezionale. La regia per me è stata sorprendente, perché immaginatevi un giovane Carlo Vanzina, avrà avuto neanche 25 anni, fa questo film bellissimo, con una regia veramente bella, però all'inizio, sinceramente, ammetto che c'erano dei balletti di videocamera, cioè che non era molto stabile la ripresa nei primi 3 o 4 minuti di presentazione del film. Quindi non sono neanche uno che per forza deve lodare un prodotto, perché molti mi dicono: te sei un fanboy, no? Questo termine che si usa, siccome stimi una cosa ne devi parlare per forza bene. No, vi ho fatto l'esempio di Luna di Miele in 3, film splendido con una regia meravigliosa, ma secondo me i primi 3 minuti non erano molto stabili, perché se guardate quel film il video fa così. Quindi io sono una persona onesta e non pretendo di essere il re, cioè non pretendo che quello che dico io deve essere ascoltato da tutti, però a questo punto neanche io devo stare a quello che mi dicono gli altri solo perché gli altri dicono che è oggettivo, assolutamente no. Mi sono voluto dilungare su questa cosa perché io tento di spiegarlo in ogni recensione, però magari questa volta ho fatto ancora più chiarezza, perché riflettendoci mi sono accorto di aver omesso determinati dettagli nelle altre recensioni, e quindi questa cosa secondo me fa capire meglio il mio pensiero riguardo all'oggettività. E se ne ho voluto parlare principalmente in questo video è perché questo è proprio uno di quei film, Wonder Woman, che viene soprannominato un film bello ma oggettivamente con dei difetti, o oggettivamente brutto. Avrei potuto dirlo anche in una recensione di un cinepanettone, però è capitata l'occasione di parlarne, è capitata l'occasione di parlarne in un film additato in questo modo, quindi sono stato contento di dirlo. Poi additato in questo modo da certe persone, perché questo film in America ha avuto un sacco di critiche positive, ma anche in Italia, e io sono fiero di dire che è bellissimo. Quindi io non vedo l'ora di vedere la Justice League. Che dire, è anche vero che se voi avete seguito la mia recensione di Batman v Superman, che poi quella non era solo una recensione di Batman v Superman ai tempi, perché feci proprio un lungo discorso su tutti i Batman della storia del cinema, però se l'avete vista, e ve la comunque linko anche qua nei commenti, scusate, nelle info del video, ricorderete che avevo un timore io, cioè quale timore? Che secondo me poteva risultare meno efficace il fare un film sulla Justice League senza prima aver presentato sul grande schermo tutti i personaggi, come aveva già fatto la Marvel, ad esempio, prima di fare Avengers. Perché prima di fare The Avengers nel 2012, la Marvel aveva già presentato sul grande schermo Iron Man, aveva già presentato Thor, Capitan America, aveva già presentato Hulk. Quindi quando abbiamo visto il film su The Avengers, sugli Avengers, beh, tutti i personaggi li conoscevamo già, anche perché Vedova Nera era stata presentata in Iron Man 2, Occhio di Falco in Thor. Quindi comunque sapevamo già chi erano questi personaggi. Il fare un film sulla Justice League, quindi sulla Lega, diciamo, della DC, con tutti i supereroi riuniti, avendoci mostrato per ora solo Batman, Superman e Wonder Woman, beh, avevo paura che fosse una scelta poco efficace. Ma perché? Cioè, il film sicuramente potrà essere bellissimo, perché io adoro veramente il genere, lo stile del film. Poi avrà la regia di Zack Snyder con l'aggiunta di Joss Whedon, poi spiegherò perché. Però dentro di me ho detto: non sarebbe stato meglio se prima di fare questo film avessero fatto un film stand alone su Flash, su Aquaman e così via, perché almeno li avremmo conosciuti prima di vederli in Justice League, invece che vedere sul grande schermo Flash, Aquaman e così via, e poi vedere il film standalone su di loro. Io penso che ce lo godremmo anche di più Justice League, perché conoscendo i personaggi, te, spettatore, non vedi l'ora di vederli insieme. Se invece alcuni non li conosci, ma li conosci solo per sentito dire, magari ti può dare un effetto inferiore rispetto a tutto quel desiderio che avresti se già conoscessi i personaggi. Ma questa è solo una pippa mentale, perché sono convinto che il film sia bellissimo lo stesso, però secondo me poteva essere migliore presentare prima tutti i personaggi. Detto ciò, perché sai,
Anche la Marvel, per esempio, ci ha fatto vedere prima Spider-Man, prima di fare, il film su Spider-Man. Però, perché l'abbiamo visto in Civil War, però sai, anche nella DC abbiamo visto prima Wonder Woman in Batman v Superman e poi lo stand-alone. Già lì è diverso. Perché è un conto presentarcela per una mezz'oretta, 20 minuti in un film e poi avere lo stand-alone. Un conto è proprio fare un film dove è protagonista quel determinato personaggio e poi fare lo stand-alone sulle origini. Capite cosa voglio dire? Comunque ci tenevo a dirlo. Io sono solo che contento però perché per ora la DC sta portando avanti dei film fantasmagorici, bellissimi. Quindi sicuramente potrà essere bellissimo anche il film sulla Justice League. Che dire, il film sulla Justice League avrà la regia di Joss Whedon. Per delle scene aggiuntive, perché la regia essenziale, la regia principale è di Zack Snyder. Perché non è riuscito a completare il film? Perché ha lasciato fuori poche scene da girare? Per un brutto fatto, perché purtroppo la figlia di Zack Snyder si è suicidata e quindi non è riuscito Zack Snyder a compiere, a finire, a terminare le riprese del film. Purtroppo di fronte alla famiglia, di fronte alla morte, non si può scherzare, quindi anche il lavoro viene meno rispetto a certe cose. Quindi ha deciso di stare accanto alla famiglia. Zack Snyder e quelle poche scene che restavano da dirigere saranno dirette da un altro grande, cioè Joss Whedon. Joss Whedon che è passato praticamente dalla Marvel alla DC, perché Joss Whedon è il regista degli Avengers, ad esempio. Quindi sono molto contento di questa cosa. Certo, lì per lì era un po' titubante perché dicevo, cavolo, Joss Whedon e Zack Snyder hanno un modo completamente diverso di far regia. Però, da quel che ho letto, ho capito che Joss Whedon proprio manterrà lo stile, portato avanti per quasi tutto il film da Zack Snyder. Quindi questo è un problema già chiuso e risolto. La cosa importante è che ritrovi serenità a Zack Snyder. E sono ancora molto dispiaciuto per la morte di sua figlia. E purtroppo è andata così. Detto ciò, che dire, ragazzi? A me sembra di aver parlato anche troppo. Posso dire che questo film vi riserverà dei colpi di scena, vi appassionerà e sono anche curioso di sapere i vostri pareri, quindi scrivetemeli qua sotto. Io adesso passo alla parte spoiler, ma non prima di ricordarvi di guardare anche le altre recensioni, i miei video comici, e di seguirmi sulla mia pagina Facebook Paolo Innocenti, anche di iscrivervi al mio canale YouTube, dove state guardando questo video. Mi raccomando, chi non ha visto il film che chiuda il video perché se l'andrebbe a rovinare. Quindi fate una bella cosa, andate al cinema a vedere Wonder Woman o se al cinema non c'è più quando guarderete questa recensione, recuperatele in un video e poi tornate a vedere questo video. Ma cosa ancora più importante, mi raccomando, prima di vedere Wonder Woman guardatevi i precedenti, cioè Man of Steel, Batman v Superman e Suicide Squad. Perché anche se il film lo capireste lo stesso, tutti i dettagli esterni, tutti i collegamenti non li capireste. Se amate il cinema, ma se per di più amate il genere cinecomics, se amate il DC Expansive Universe e volete capirlo alla perfezione senza perdervi un dettaglio, beh, dovete aver visto gli altri film, perché già all'inizio vi ho parlato di Bruce Wayne. Se uno non ha mai visto gli altri film, potrebbe dire: che c'entra Bruce Wayne, Batman con Wonder Woman? C'entra e come? Guardatevi i precedenti. Se poi non vi importa, vabbè, io vi do un consiglio da appassionato. Detto ciò, io adesso passo alla parte spoiler. Vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video, mentre chi ha visto il film può continuare a seguirmi nella parte spoiler. Ed eccomi nella parte spoiler. Che dire, intanto ho amato fin da subito la storia che ci veniva presentata. Già quando ci è stato fatto vedere il filmato ricostruito della battaglia di Zeus contro Ares, contro suo figlio, e poi ho amato tantissimo anche vedere la nostra Amazzone, la nostra Gal Gadot, la nostra Wonder Woman, che fin da piccola vuole imparare a combattere. C'è subito questa immagine splendida delle Amazzoni che combattono e si allenano, che è essenzialmente ed eccezionalmente strepitosa quella scena lì. Poi conosciamo Ippolita, la madre, conosciamo la sorella, cioè Antiope, guerrigliera fortissima, e mi è piaciuto molto anche l'arrivo poi di Steve Trevor, questa risorsa dell'intelligence britannica che in questa parte del film che io ho trovato veramente bella, arriva in quest'isola sfondando questo emisfero che divideva la parte degli esseri umani dalla parte degli Amazzoni, c'entra dentro praticamente. Dall'altra parte abbiamo la nebbia,
lui sta scappando dai tedeschi ed entra dentro l'isola di Themyscira e verrà accolto e salvato da Wonder Woman. Cosa succede? Ovviamente anche i tedeschi che lo stavano inseguendo arrivano dentro l'isola e quindi ci sarà questo combattimento dove troverà la morte la sorella di Ippolita, quindi la zia di Wonder Woman. E inizialmente le Amazzoni sono intente ad uccidere anche Steve Trevor, però poi si rivelerà essere una brava persona, racconterà della terribile guerra che si sta verificando in quegli stessi momenti e racconta di aver rubato a questa chimica pazza, a questa dottoressa pazza, questo taccuino dove all'interno c'era la formula, si scoprirà poi esserci la formula per un gas letale capace di uccidere milioni di persone. E quindi è bellissimo anche vedere la forza, la tenacia di questo Steve Trevor che era riuscito a scappare, ovviamente era una spia dell'esercito tedesco, riesce a scappare, cioè era una spia all'interno dell'esercito tedesco, riesce a scappare, viene salvato da Wonder Woman. Dopo questo burrascoso combattimento con gli altri tedeschi, Wonder Woman seguirà Steve Trevor verso l'Inghilterra, dove formeranno un'armata per andare a sconfiggere Ares, perché secondo Wonder Woman dietro tutto ciò c'è Ares, che manovra i sentimenti delle persone e condiziona quel clima d'odio che c'è. Bellissima la scena in cui, una volta formata l'armata, percorrono la trincea, cioè la terra di nessuno. E Wonder Woman vorrebbe salvare tutti, però Steve Trevor gli dice: è impossibile, dobbiamo arrivare a trovare il rifornimento delle armi dei tedeschi, dove viene prodotto questo gas, distruggere tutto, non possiamo stare a salvare tutti. Wonder Woman però non ne vuol sapere, quindi va, esce fuori dalla trincea e comincia in questa immagine bellissima, una parte del film veramente meravigliosa, sfida da sola contro tutti, cioè ti fa capire il coraggio, la tenacia, lei da sola contro tutti, poi dopo verrà seguita da Steve Trevor e dagli altri militari, ma inizialmente lei è da sola, quindi andrà avanti con questa colonna sonora in sottofondo, questa immagine meravigliosa, lei riuscirà a sconfiggere tutti i tedeschi che sparavano e a salvare tutte quelle povere persone rese schiave, cosa che non avrebbe potuto fare se avesse ascoltato Steve Trevor. Non che Steve Trevor fosse cattivo e non avrebbe voluto salvare gli altri, non è che non li avrebbe voluti salvare, però comunque no, non poteva, perché non pensava di morirci. Invece Wonder Woman, da grande donna e di una forza esorbitante come poi dimostrerà avere, invece ce la fanno, e come, quindi salveranno questo villaggio, anche se poi questo villaggio avrà una brutta fine, perché comunque moriranno tutti quando il generale Ludendorff sparerà una bomba fatta proprio con questo gas terribilmente potente. Però comunque lei era riuscita a salvare tutti, sembrava, in un primo momento. Ed è bellissima la storia quando va avanti, dopo questa strepitosa immagine, quando riescano ad arrivare alla cena di gala, a questo ballo, a questa festa, che praticamente doveva segnare l'armistizio, quindi la pace, anche se non era vero, perché il generale Ludendorff, insieme a questa chimica pazza, alla dottoressa, non voleva certo la pace. Lui faceva finta di stare agli ordini degli altri, ma intanto aveva già ucciso tutti gli altri colleghi che non la pensavano come lui. Quindi comunque lui era pronto a scagliare queste armi potenti contenenti questo gas letale creato dalla dottoressa, dalla chimica, fregandosene di tutto il resto. E secondo Wonder Woman dietro di lui c'era Ares, lui era Ares. C'è un colpo di scena incredibile alla fine, il colpo di scena incredibile, innanzitutto mi è piaciuto quando lei uccide il generale Ludendorff e si rende conto che la guerra continua, e quindi lei si chiede: come, io si è ucciso Ares, deve per forza finire la guerra. E lì c'è quella parte del film splendida in cui Steve Trevor fa capire a Wonder Woman che sì, in passato nessuno metteva in dubbio che Ares poteva condizionare le persone, instaurare un clima d'odio eccetera, ma alla fine erano le persone ad essere o buone o cattive. Non è che gli esseri umani devono essere buoni per forza, perché lei pensava gli esseri umani sono esseri perfetti creati da Zeus. Se c'è un male per colpa di Ares che condiziona le persone, no, purtroppo le persone sono così davvero. Questo era un film di supereroi, ma è una metafora della vita vera, perché gli esseri umani non sono buoni per forza, cioè gli esseri umani possono essere buoni, ma possono avere anche uno spirito cattivo.
Non tutte le persone sono allo stesso modo e questa cosa ferisce Wonder Woman perché dice: ma perché io devo aiutarvi? Perché? Se lo volete voi il male, non è che ve lo condiziona qualcun altro, siete voi che volete vivere nel male. È una cosa giustissima, perché se si pensa nella vita vera succede esattamente la stessa cosa, il male ce lo cerchiamo noi. Cioè se ci sono le guerre non è opera di Ares, è per colpa di certe persone malvagie. Quindi il male c'è, quindi è una cosa assolutamente vera e quindi vediamo la delusione di Wonder Woman. Però poi alla fine Ares apparirà davvero. E c'è un colpo di scena assurdo quando scopriamo che Ares non è nient'altro che il signor Patrick, il Lupin di Harry Potter. Io veramente lì sono rimasta a bocca aperta, non me l'aspettavo. Ed è fighissima la scena in cui lui si fa veramente l'arma, si ricrea l'armatura mentre cammina, arrivano i pezzi dell'armatura stile Iron Man addosso, incredibile, meravigliosa. E lì poi, altro colpo di scena incredibile, quando scopriamo che lei è la sorella di Ares, l'arma potente che Zeus aveva lasciato, era proprio Wonder Woman, non la spada come si pensava, perché la spada la distrugge subito il nostro Ares. L'arma era Wonder Woman. Si scopre che Ippolita aveva fatto Wonder Woman, aveva concepito Wonder Woman con Zeus. Quindi era la sorella di Ares. Cioè, assolutamente incredibile, non me l'aspettavo. Io inizialmente pensavo di più che Wonder Woman fosse la figlia di Ares, pensate voi, mi ero messo nella testa questo e poi sono rimasto sbalordito, un colpo di scena incredibile e bello. Ovviamente in questo film, come dicevo, oltretutto poi la battaglia finale incredibile quando lei riesce a distruggere Ares, ed è bellissima la scena in cui Ares incoraggia lei ad uccidere anche per esempio la dottoressa pazza che aveva creato questo gas, ovviamente sotto consiglio di Ares, perché comunque sì, le persone erano cattive anche di natura, però Ares portava avanti questo clima di negatività come faceva proprio in passato, anche lui ci metteva del suo. È bellissimo quando Ares incoraggia sua sorella ad uccidere e lei lì capisce che se anche quella era una persona cattiva, la dottoressa, non bisogna ucciderla. Non bisogna ucciderla perché così fai il gioco del fratello, anche te instauri un nuovo male. Quindi posa il carro armato che aveva alzato e si scaglia contro il fratello, la vera causa del male, e capisce che con il bene può sconfiggere il male. Lì vediamo proprio la differenza tra Ares e Wonder Woman, il bene puro contrapposto al male puro. Pa, si scontrano insieme, e proprio come quando Voldemort attraverso la maledizione che scaglia a Lily Potter riceve indietro la maledizione in Harry Potter e la pietra filosofale, anche qua Wonder Woman riuscirà a catapultare addosso il potere di Ares, lei è proprio come uno scudo, accumula il potere che Ares gli ha scagliato e glielo rimanda contro, riuscendo proprio ad ucciderlo in questa scena fantastica, meravigliosa. Come è fantastico anche il personaggio di Steve Trevor, che alla fine si sacrificherà in questa scena che ricordava The Dark Knight, l'ultimo proprio, il Cavaliere Oscuro in ritorno, quando il nostro Batman sembra essere morto trasportando via la bomba, però poi il pilota automatico era aggiustato, come ben sapevate, quindi si era salvato, e era stato aggiustato il pilota automatico, quindi si era salvato. Qua purtroppo, almeno nel film non ci viene detto niente, si pensa che Steve Trevor sia morto sacrificandosi, portando via tutte le bombe a base di questo gas e facendosi esplodere in aria lontano da tutti, quindi un eroe a tutti gli effetti pur senza poteri. Quindi un film veramente incredibile, è un film che fa anche riflettere, come ho già detto, sul bene e il male, un film che appassiona. Ma soprattutto è un film anche che fa ridere, perché è strepitosa la scena in cui Wonder Woman arriva in Inghilterra e non riesce a capire il modo di fare degli umani. Perché gli umani hanno un modo di fare differente dal mondo delle Amazzoni. Lei voleva combattere, bellissima la scena in cui dice: come? Io ti sei fatto la promessa, tu mi dovevi portare a combattere, te mi porti ora dal generale. No, andiamo, dov'è la guerra? Di là, andiamo di là, no. Ma gli fa Steve Trevor, bisogna andare a portare il taccuino che ho rubato. Ed è bellissima questa cosa. Quando Wonder Woman si incavola al consiglio generale durante la riunione, perché scoprono che leggendo questo taccuino, grazie a Wonder Woman che conosceva le lingue antiche,
scoprono che i tedeschi volevano proprio liberare al fronte questo gas terribile, e intanto tutti lì intorno, il generale, eccetera, dicono tra di loro parlando: dai, firmiamo un armistizio, però intanto il gas sarebbe, cioè, l'avrebbero portato lo stesso al fronte, morti ci sarebbero stati lo stesso. E quindi capiamo che Wonder Woman dice: ma che pace è se intanto muoiono delle persone? Andiamo a salvarle. Quindi è ho amato vedere il mondo di Wonder Woman totalmente diverso dal mondo umano scagliarsi contro il mondo umano. L'unire insieme mondo Amazzone e mondo umano con i pensieri diversi, che poi alla fine faranno sì che la pace trionfi, ovviamente. Però sono simpaticissime quelle scene. Quando lei viaggia con la spada, cioè fantastico, che poi lascerà la consigliera, la segretaria di Steve Trevor. Cioè, anche bellissima la scena in cui dice: io sono la segretaria, faccio tutto quello che il signor Steve Trevor mi dice. Nel mio paese si chiama schiavitù. Quindi bellissima anche quella scena, veramente l'ho adorata. Un film che, ripeto, fa anche ridere, come mi è piaciuto molto anche il rapporto fra Steve Trevor e Wonder Woman. E quando Steve Trevor tenta di far capire il matrimonio a Wonder Woman, che Wonder Woman fa anche lì, fa riflettere: ma veramente le persone, quando si giurano eterna fedeltà, eccetera, poi rimangano insieme tutta la vita essendo fedeli? Cioè, parla di cose assolutamente vere. Mi è piaciuta bellissima la scena della barca mentre stanno tornando e lei non riesce a capire perché lui non voglia dormire insieme a lei, quindi gli fa proprio tutto questo discorso sul matrimonio. Oppure quando lo incontra nudo nella vasca, e c'è anche quel doppio senso molto divertente nel film. Insomma, è un film che ho apprezzato veramente tanto. I villain sono stati gestiti bene, perché abbiamo prima i tedeschi, poi abbiamo il generale Ludendorff e poi alla fine abbiamo Ares. Quindi tre villain, ovviamente inserendoci insieme anche la chimica pazza. Abbiamo tre villain carismatici e che appassionano. Allora, devo dire che questo non è uno di quei film dove c'è un'attrazione per il villain. Perché i film sui supereroi si dividono in quei film in cui te provi un'attrazione per il villain, che seppur tu sia per il bene, comunque quasi ti dispiace che uccidino il cattivo. Vi faccio un esempio: il Cavaliere Oscuro, il Joker. Te provi un fascino verso il Joker, quasi ti dispiace che alla fine il Joker perda, eppure te tifi per il bene, però è proprio perché il villain ti affascina. Quindi, quando ti affascina il personaggio buono e quando ti affascina il personaggio cattivo nello stesso film, beh, questa cosa fa acquisire un sacco di punti. Ma non è detto che in tutti i film per forza il villain debba affascinare. Perché, per esempio, ci sono tanti film in cui il villain magari è realizzato benissimo, però non ti affascina. Tipo in Avengers Age of Ultron. Ultron era realizzato meravigliosamente bene, però certo io fin dall'inizio speravo lo sconfiggessero, seppur amassi il suo tono della voce, eccetera. Mentre quando guardo il Cavaliere Oscuro Ritorno e ho un grande come Bane doppiato dal mitico Filippo Timi, beh, un po' mi è dispiaciuto che l'abbia sconfitto, seppur tifassi per il bene. O quando guardo il meraviglioso Lo chiamavano Gigrobot, pur amando Enzo Cecotti, o un villain come lo Zingaro, mi dispiace, seppur sia tremendamente cattivo, che alla fine venga sconfitto, perché c'è un fascino anche verso il male. Ovviamente è un fascino legato al film, non è che nella vita vera tifi per il male. Però questo per farvi capire che questo non è uno di quei film dove si resta affascinati dal villain. Perché ad esempio Ares è incredibilmente fatto bene e figo, però io ero contento se lo sconfiggeva il prima possibile, cioè battaglia bellissima, però non certo mi affascinava come uno Zingaro. Questo non vuol dire che il film sia brutto. Ci sono film e film, ci sono quei film stile Batman dove ti affascini anche al villain, e quei film dove solo la parte benevola ti affascina, seppur anche la parte cattiva sia stata gestita in maniera efficace e bella. Cioè, questi sono film. Dipende, per esempio, in Batman v Superman. Per esempio, io amavo il personaggio di Lex Luthor interpretato dal grandissimo Jesse Eisenberg. Per esempio, io l'amavo, seppur fosse un villain minore in quel film. Comunque era un villain anche Lex Luthor. Io adoravo, per esempio, anche solo il combattere vocalmente, proprio quella
guerra verbale, per esempio, anche tra Lex Luthor e Superman, l'ho trovata assolutamente, assolutamente meravigliosa. Mentre che ne so, se penso al primo Iron Man, beh, quando penso che Tony Stark è stato tradito e quindi combatta contro il suo collega, cioè il vice capo che lo ha tradito, sì, una battaglia incredibile, eccetera, anche quando combattono volando fin nel cielo e facendolo poi gelare e così via, però era un personaggio, seppur il villain fosse gestito in maniera egregia, cioè fosse fatto bene, eccetera, beh, mi stava antipatico come villain. Non era un villain che emanava fascino, a differenza di uno Zingara, a differenza di un Bane, a differenza di un Joker, a differenza di un Due Facce e così via. Quindi questo è quello che voglio dire io, è che ci sono film e film. Tanti dicono, beh, il villain non mi affascina, quindi il film perde punti. No, per me no. Certo, quando sia personaggio principale, sia eroe, sia villain sono affascinanti, beh, il film è una bomba. Però questo non vuol dire che non sia una bomba se affascina solo il personaggio principale e il villain no. Perché magari è proprio una scelta far sì che il villain non faccia provare un'attrazione, anche una scelta magari di sceneggiatura. Chi lo sa, questo film ha dei villain fighissimi, però non ha un tipo di villain che proprio ti affascina come potrebbe affascinare uno zingaro, eccetera. No, appassionare ho sbagliato, perché appassionare appassionano, però non affascinano. Certo, quando poi vediamo Ares, fighissimo, che si crea l'armatura, eccetera, te puoi dire, cavolo, il loro combattimento lo voglio vedere ancora per altri 20 minuti, però non dici mai, cavolo, mi dispiace se prima o poi lo sconfigge. Mentre che ne so, se ti guardo, lo chiamavano Gigrobo, mi dispiace se penso, cavolo, prima o poi dovrà sconfiggere lo zingaro, il nostro Enzo Ceccotti. Quindi vabbè, questo era per dirvi il mio parere. Ragazzi, ditemi anche la vostra, io ho parlato fin troppo. Noi ci vediamo al prossimo video e tantissimi ancora complimenti agli attori, sceneggiatori, al regista, complimenti a tutti. Ciao ragazzi.